Fosca, vedi, non ti ha buttato giù il telefono Roberta che hai provato a chiamare? No. No, ha scritto, vedi, ha scritto adesso dicendo: per Fosca, scusami, ero sopra la scala, stavo dipingendo. Che sembra una bella immagine, bella, no? Sì, l'imbianchina, mi piace, col pennellino che ristuca così. Immagino per l'emozione ho fatto cadere il telefono che si è frantumato a terra. No! L'ho appena ricomposto. Roberta, quindi... comunque non ti preoccupare perché Fosca non l'ha presa male. No, madonna, no, stiamo leggendo questo messaggio perché erano 5 minuti che Fosca fa: ma si può che mi mette giù il telefono? Ma mi ha messo giù il telefono in faccia. Ma io stavo chiamando, mi ha messo il telefono in faccia. Giù, Ma che mi ha attaccato il telefono in faccia. Oggi è una giornata così. Ma messo giù, È difficile, difficile, ragazzi. Noi però siamo pronti a iniziare una nuova puntata di questo bel programmino. Oggi è mercoledì, arriva tra pochissimo la dottoressa Stefania Andreoli. Sigla. Forza Lupone! Questa è un po' la firma, adesso facciamo le convocazioni. C'è Fosca! Eccola! Una donna alle prese con le delusioni del 110, della ristrutturazione del 110. Mi piove in casa. Lo so, è una vita. E non finiscono i lavori. È una vita d'inferno, una vita d'inferno. Poi c'è DJ Aladdin. Ciao Dino, come stai? Conte ha detto sì. Perfetto, perfetto. Aladdin, che è qui in sostituzione di Maurizio, perché oggi Maurizio, ciao, Maurizio. Non c'è, ha la bimba con due lineettine di febbre, quindi è stato a casa, ha saltato anche il volo del mattino questa mattina. C'era. Ah, c'era? Ah, fare il volo c'era. Ah no, allora si vede che gli viene la febbre solo quando vuole lei. Gli verrà la febbre solo quando siamo in onda. Certo. No, stamattina c'era, è andato a fare un po'. Si è dato il turno, per la bimba, e poi c'è. Però la vera star di queste ore di Radio DJ, cioè ha scavalcato nell'interesse della popolazione. Me, Fabio Volo, Linus, tutti, ha scavalcato tutti. Walter, un uomo che da 24 ore. Sono passate 24 ore non sta fumando. Ieri Walter ha deciso di essere una persona nuova, ha smesso di fumare. Com'è andata? È tosta. È difficile. Sarà la serata, il vero. La prima serata fuori, la prima serata dove esci? Perché finché lavoro, casa. Sto bevendo 75 litri di acqua. Anche allo stadio, Walter. Anche allo stadio sarà dura. Ma non ci vado più. È l'unico. Sto a casa. È l'unico. No, che c'ho una pressione, Sì, esatto. Gli ascoltatori stanno scrivendo: se fino a ieri non aveva mai pensato di smettere di fumare per mancanza di motivazione, da ieri ha solo la pressione di tutta Italia che lo controlla, lo muore. Se lo vedete per strada e lo vedete fumare, fate le spie, ditecelo. Noi gli facciamo anche lui dei controlli a sorpresa, così se lo beccate sul tram lì che. No, sul tram non si può. Ma che aspetta il tram e fuma. Fategli una foto e ditecela, che poi noi lo sgridiamo. Ma io, posso dirti, te lo dico sinceramente, buono. Sono orgoglioso di te. Un giorno, stai calmo. Non mettere pressione. Ti davo veramente zero io. Cioè, sì, come forza di volontà così io ti davo zero. Ma mi hai veramente reso orgoglioso. Gli hai scritto tu ieri? Io e Fosca ci vediamo fino alle 5. Allora, ci ho pensato, però non volevo farlo pensare. Bravo, anch'io ho avuto il dubbio, ho detto... E poi ti dirò. Aveva un vademecum con sé, perché ieri pomeriggio abbiamo trovato il vademecum del piccolo smettitore di fumo. Com'è il vademecum dello smettitore? Che dice di sostituire i momenti in cui in realtà non l'ho letto bene. Respirare profondamente. Ma no, sostituire una dipendenza con un'altra. Questo è un programma per menti forti, non per menti deboli, che sostituiscono una dipendenza con l'acqua, va bene. Anzi, ti fa. Cioè, è quella che avresti dovuto bere anche fumando, almeno la bevi adesso. Comunque, anch'io durante il giorno, da un lato volevo fargli sentire che gli ero vicino, dall'altro, però, quando ti ho scritto meno di quello che avrei voluto, perché dicevo: metti che in questo momento non ci sta pensando, un messaggio come va. No, ragazzi, non è così difficile, a parte gli scherzi. Io ne sono convinto, anche secondo me. No, durante la giornata no. Ma poi, tipo, io a casa non ho mai fumato, quindi, non è impossibile. È fatta. Non è neanche nervoso. No, stai andando alla grande. Dentro sì. Allora, dai, 347-342-522 per adesso. 342-5200 il nostro numero per gli sms, diretta a @dj.it, il nostro indirizzo mail. Sta arrivando, anzi è arrivata la dottoressa Stefania Andreoli, quindi giusto il tempo di una canzone e poi incominciamo qua tutti quanti insieme. Incominciamo right here, right now.
Ale, ti ricordi Ren? Ragazzo inglese che aveva fatto una sua versione di questa canzone, una bella bombetta. Sì, certo, l'avevamo anche passata in radio, avevamo passato quella e la sua versione di Bittersweet Symphony. Roba da DJ Aladdin quasi, era un mashup di questo ragazzo, esatto, insomma, che aveva fatto un... In Italia si chiamano i centoni, quando prendi delle canzoni che esistono e gli cambi il testo. Non è proprio un mashup. In televisione, sai quando prendi una canzone e ne fai una versione un po' buffa? Non so come mai si chiamano i centoni. Vabbè, ma insomma, poco importa. La cosa importante è che è arrivata la dottoressa Stefania Andreoli. Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon? Ti se ne frega! Devi uscire di più, giocare di più fuori. Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure! Vai! Quando avrai tu dei figli? Stefi, abbiamo bisogno del supporto? No, in realtà potevamo aver bisogno del supporto dello psicologo, ma no. Perché Walter sta affrontando tutto alla grande. Lo abbiamo fatto smettere di fumare ieri e insieme a lui, allora, c'è Ilaria, che è una nostra ascoltatrice, che proprio è partita ieri insieme a lui perché abbiamo fatto una sfida. Perché Walter funziona solo se c'è una competizione dentro. Quindi, per convincerlo a smettere di fumare, un'altra ascoltatrice ha smesso di fumare, vince chi resiste più tempo. Quindi lei si è martirizzata per lui. Voleva poi farlo anche lei. Andrà a vantaggio di entrambi. Voleva però farlo anche lei e ha colto la palla al basso. Sì. Ma un sacco di ascoltatori ieri hanno detto: guarda, ne avete parlato, così se lo fa Walter lo faccio anch'io. Quindi da ieri in Italia ci sono meno potenziali fumatori. Anch'io gli ho fatto i complimenti. Vero? Ma guarda, è la prima volta che lo guardo e dico: ah, che bravo, cioè, con orgoglio lo guardo sto ragazzo qua. Ma poi secondo me è uno che può tenerla, sta roba qua. Ce la farai, Walter. Ehi, campione. Perché ha tutto un suo orgoglio, una sua tempra. Non mollare, tigre, ce la puoi fare. E tra l'altro senza sostituire una dipendenza con un'altra. Per che adesso. Per ora. Che monitoriamolo sul medio raggio. È un tratto abbastanza tipico, no? Dei dipendenti. Ne levano sì. Una e poi si rifugiano dentro un'altra. Se non guarisci la dipendenza, la sposti e basta. Lui per adesso nell'acqua. Ottimo. Vabbè, è un'ottima dipendenza, ottimo, no? Bene, ottimo. Dipendenza. Allora, al telefono c'è Rebecca. Buongiorno, Rebe. Ciao. Tu fumi, Rebecca. Tu fumi. No, non fumo. No, basta. Brava, vedi, così si fa prima. Allora, Rebecca, 26 anni, a meno che tu non sia una madre per gli standard, non neanche italiani forse, più che altro di Milano, è a Milano che si fanno i figli un po' tardi, quando si fanno, immagino non sia un problema di figli. No, esatto. Non sono madre. Sì. Dici. Allora, sarò quanto più breve e concisa possibile. Il mio problema è la rabbia. Ho tanta paura della rabbia altrui. E se c'è una cosa che non ho mai fatto è litigare con qualcuno, se non mia madre, è l'unica eccezione. È l'unica con cui ti trovi bene. Esatto. E, quindi la domanda principale era: ma è sano non litigare? Diciamo, nella coppia con il mio compagno affrontiamo le questioni ma diversamente, senza rabbia, perché è qualcosa che mi fa tremendamente paura. E quindi le questioni le affrontiamo e le abbiamo anche risolte tante. Però c'è un modo per imparare a litigare, o si deve imparare a litigare? Allora, è bella la domanda di Rebecca, e adesso proverò a dirti delle cose, soprattutto sul tuo quesito, ma è normale non provare rabbia o non litigare, o va bene, è sano? Allora, noi siamo in radio, io mi rendo conto, ascoltano in tantissimi, Ale, quindi io ti consegno una domanda, decidi tu se rispondermi o meno. Ne ho due in realtà per te. La prima: 26 anni, sei mai arrivata al cuore della ragione per la quale sei così terrorizzata dalla rabbia dell'altro? La motivazione la conosci? Ho fatto un percorso di psicoterapia per 3 anni, quindi ho affrontato molte questioni e rivissuto anche molti momenti in cui ho subito rabbia altrui. Immagino. Però non so ancora qual è il nocciolo del problema. Ok, seconda domanda: c'è la probabilità che con la tua mamma litighi perché invece la rabbia della tua mamma, per ragioni legate al vostro rapporto, non la temi? Non ti dà un'idea di distruzione? L'ho temuta invece. Quindi, anzi, nel litigio con mia madre sono sempre arrivata ad arrabbiarmi con lei, e fino a sue reazioni di fuga, in cui anzi forse temiamo di perderla addirittura. Urca, ma quindi mi stai dicendo che è un po' la matrice del vostro rapporto arrabbiarvi? In passato sì. Ah,
ma allora questo ribalta completamente la questione, diventa interessante. Senti, non vorrei fare la psicologa della mutua perché mancherei di rispetto in primis ai miei colleghi e alla mia professionalità, però non posso non dirti una cosa che ho pensato. Partivo dalla ipotesi più di base, cioè che probabilmente un'altra persona che non fosse tua madre ti avesse fatto paura e la cui rabbia avessi subito, mentre mamma costituiva un'oasi di rabbia buona con la quale ti potevi giocare un po' di palestra di sentimenti anche di segno positivo. Invece tu mi dici che è stata la rabbia di mamma che tu hai patito, ma che addirittura ti sei andata a cercare per provocare, il che mi fa regalarti un po' questa suggestione. Ci penserai per conto tuo, poi arriviamo al tuo fidanzato. Ho in mente un paio di cose. La prima è: forse tu vuoi dare l'esclusiva della rabbia alla mamma, cioè ti arrabbi solo con lei perché questa è una delle qualità precipue del vostro rapporto, per cui in qualche modo toglierla equivale a tradirla, cioè litigare con altri equivale a concedere quello che tu invece ti giochi solo con lei, anche al di fuori del rapporto con lei. Mi segui o è troppo arzigogolato? Sì, 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 ok, no, può avere un senso per te? Sì, ok, sì. Ok, perfetto. L'altra cosa è che mi colpisce moltissimo come tu in passato l'abbia provocata, perché questo mi piace che arrivi agli ascoltatori di Ale in questi termini. Tu ormai sei grande, ma i bambini che fanno arrabbiare i genitori quasi scientificamente, quelli che te le tirano fuori dalle mani, quelli che arrivi a non sopportare, che adesso si può, hai visto? No, lo fanno apposta perché hanno imparato che sulla rabbia il genitore lo trovano di sicuro, mentre non sono altrettanto certi di incontrare il genitore su emozioni di altro genere. Anche questo ha senso per te? Molto. Ok, molto. Rebecca, allora tientela lì, sono i regalini che ti faccio oggi. Immaginerai che la risposta è no. Non è sano non litigare. Mi piace moltissimo che con il tuo compagno abbiate il vostro modo e non manchiate quindi di confrontarvi e di scontrarvi, perché i rapporti davvero sani sono quelli che vengono messi alla prova, sono quelli che passano un po' il fuoco del dissidio, dell'essere in contrasto, poi naturalmente senza diventare distruttivi, senza diventare violenti. Però non litigare mai, soprattutto nelle coppie che stanno insieme affettivamente, è un segnale di crisi, non è un segnale di rapporto che sta andando bene. Madonna, allora io e mia moglie siamo in una botte di ferro. Andate benissimo? Ci litighiamo un sacco. Adoro. Però è proprio sono delle partite di scherma. Ma cioè certo. Tutto. E poi tutto bene. Sì, è un male. La partita di scherma, A quanto dura? B quanto poco. Talento? Pochino. No, intendo in generale. Adesso portalo sulla TV. La partita di scherma è tutta una questione di allenamento, strategia, talento, attenzione, presenza. Cioè dentro quella roba lì tu stai dicendo ci tengo, io sono incaricato in questo rapporto, quindi non mollo. Quelli che non litigano non si fanno carico dello sbattimento del conflitto. Adesso salutiamo Rebecca, ma Rebecca rimani lì perché volevo fare delle domande sulla rabbia, che è una cosa che mi interessa molto. Mi metto io sotto i ferri della dottoressa tra tre minuti, va bene? Dopo Geolie, dopo Geolie mi metto io. Ciao Rebe, un abbraccio. Grazie, ciao. Ciao. Va bene, insieme, e ti siamo sperati, sta per sempre, insieme, e ti, no, come si fa, no, a te scuda, per me non posso fa, sincer si vedrà vanta, a felicità, quando costa, si sorda una buona cata, ti spiegate, ti ama parla, non l'essi pensato mai, che all'inizio la storia, non c'è fine la storia per noi. Oggi da ci sta guardando e quando giove, perché sei dispiaciuto per me e per te. Pisciamo se inizia una giovane, si muove strane da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me. Tu mi intrappola, abbracciandomi, pure riavola, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le. No, è passato tanto tempo dall'ultima volta, ramanato pochi tempo per l'ultima volta. No, no, come si fa, no, a te scuda, per me non posso fa. Nulla
adesso pensate mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi io ci sto guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovana, si muove strani che si incontrano e se vuoi pensare a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho preso, non posso fare nient'altro. Io me, tu per te, io me, tu per te. Allora, dottoressa, ti volevo dire questa cosa qua. Volevo chiedere. Allora, intanto quello che ho detto prima dei miei litigi con mia moglie, forse non è la scherma, la metafora adatta, è la capoeira. Secondo me lo sport. Perché vuoi cambiare? Facci vedere. No, perché lo scherma, la scherma c'ha dentro, cioè è un combattimento, comunque con una certa eleganza, sì. Comunque con un filo che ti tiene dietro, c'è un elastico che ti porta comunque sempre dietro, cioè non è che vai per ammazzare qualcuno, no? È sì. Sempre una cosa. La nostra è più una è più un balletto mascherato da combattimento. È comunque meravigliosa. È più quella roba lì. È più libera la capoeira. È anche regole. Più libero, sì, forse sì. Ah. Sì, cioè, è brava, c'è anche più fantasia, yes. Dentro. Nella capoeira puoi inventarti qualche passo strano ogni tanto. No, questo per dire che questa cosa qua a me succede spesso con mia moglie, ma appunto è quotidianità, è un ballettino. Va molto bene. Io mi arrabbio anch'io molto poco. Quando mi arrabbio, però. Poi mi vergogno della mia. Non mi dà fastidio la rabbia degli altri, cioè, posto che ovviamente non è una cosa che mi faccia particolarmente piacere, però non ho un fastidio nei confronti della rabbia degli altri, mi vergogno molto della mia. La domanda iniziale è: c'è differenza fra rabbia e sfogo? Lo sfogo della rabbia? Cioè, io. Sì. Cioè, essere arrabbiato non mi dà nessun problema, ma penso che sia una cosa che mi posso gestire senza necessariamente mettermi a sbraitare, cosa che mi capita pochissimo, ma quando mi capita, dopo, anche se ho ragione, ce l'ho più con me che con l'altro. Sì, questo è molto interessante. Allora, c'è una differenza tra rabbia e sfogo della rabbia, tant'è che spessissimo la rabbia, per chi non è capace di esprimerla o per chi la cova, di fatto resta una rabbia inespressa, che è molto ammalante, è molto patogena, cioè non è un buon segnale di salute. L'espressione della rabbia, lo sfogo della rabbia, il metterla fuori può essere fatto in tanti modi, alcuni migliori, altri peggiori. Mi sembra di capire che sia questo che ti mette in difficoltà, ma ti aggiungo un elemento, poi te la cucini tu questa ricettina, sì. Qua, no? Allora, la rabbia è una delle emozioni di base, delle emozioni primarie, mentre la vergogna è una emozione secondaria, significa che è un'emozione culturalmente appresa. Certo. In luoghi diversi del mondo ci si vergogna per cose diverse. Sì. Quindi significa che in qualche modo tu hai imparato a vergognarti dei tuoi sfoghi di rabbia. Plausibilmente è una storia vecchia nella tua biografia, che puoi andare, se vuoi, a riacciuffare e vedere dove nasce. E ti domando, stabilirai tu se hai una risposta e se la vuoi condividere, se non abbia a che vedere con una bruttezza di te. Con un non riconoscerti, visto che ti arrabbi poco. Ah, sì, certo. Ma come sono brava. No, ma anche perché per me la rabbia, quando io vedo uno arrabbiato, non mi fa mai una bella. Mi sembra sempre stupido. E a me dà fastidio sembrare stupido. Però, evidentemente, se mi sembrano stupidi tutti quelli arrabbiati, nel momento in cui lo sono, non è che posso pensare che io, invece, da arrabbiato, sono un genio. Sono stupido. È quella roba lì. Certo. Sì, non ti corrispondi da arrabbiato, perché associ alla rabbia probabilmente una perdita di controllo. Sì, una debolezza. Sì. Esatto, allora. No, cioè può valere per te, e quindi questa roba difenditela dentro a tutti i tuoi castelli. In assoluto, per esempio, esprimere la rabbia bene, che significa essere tenuti da quella corda come nella scherma, non arrivare a invadere l'altro o ad essere distruttivi, non passare il segno né con i gesti né con le parole né con le intenzioni, può, anche se è molto difficile, essere un eccellente modo di dire: guarda, sta roba per me no, tu con me così non ti comporti, rispetto a questo mi hai fatto rimanere male, deluso, intristito, e quindi ho bisogno di mettertelo fuori anche con una certa veemenza, usiamolo per fare meglio la prossima volta. Non arrabbiarsi mai significa non utilizzare una delle 5 emozioni di base, che però da qualche parte dentro di te, te lo garantisco, sì, sì. Hai, ed è come quindi limitare il potenziale emotivo. Va bene, trova, ci penso, l'espressione più alessandrina possibile, sì. Per farlo senza che poi tu sia a disagio, ma senza che manchi di dire quello che hai bisogno di dire. Ci penso, insomma, il tempo della pubblicità, ma poi anche nella giornata. Vado avanti per una giornata, noi invece il tempo della pubblicità, e poi ritorniamo su Radio DJ con la dottoressa Stefania Andreoli. A tra poco.
Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too controlled when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Siamo sempre con la dottoressa Stefania Andreoli. Nella prima mezz'ora l'hashtag avrebbe potuto essere la rabbia. C'ho rabbia, c'ho rabbia. Abbiamo parlato un po' di rabbia. Laura dice: interessante la spiegazione sulla rabbia. Io mi arrabbio spesso, sento dire da chi è intorno a me che dovrei trovare un mezzo di sfogo che non sia invasivo per gli altri. È vero, ma non capisco come. È una domanda a cui le altre persone, quelle che me lo dicono, comunque anche loro non mi sanno tanto indirizzare, no? Quindi voleva sapere cosa potrebbe fare. Ma no, non lo so nemmeno io, perché non conosco Laura, la sua storia, i suoi modi. Intanto dovremmo valutare se è vero che è così disturbante e invasiva per gli altri, e poi dovremmo vedere se l'altro in qualche modo è interlocutore e soggetto della sua rabbia. Quindi in qualche modo, se fosse così, dovrebbe anche farsene carico. Quindi non ho un vademecum che vale per tutti. Direi che magari ci possono essere dei modi, che ne so, lo sport, la corsa, uscire su un terrazzo e urlare. Io avevo fatto una cosa, una canzone con Mara Maionchi, poi è diventata, credo, abbastanza di moda adesso in America. C'è anche nell'ultimo film di Castellitto, Enea, con la Maionchi avevamo ricreato una stanza in cui potevi entrare con gli occhiali protettivi, la mascherina protettiva per gli occhi, una mazza da baseball, una mazza da golf. Era un piccolo set ricreato di oggettistica trovata, e spacchi tutto. In America stanno facendo delle specie di alberghi a ore. Di alberghi a ore, dove ti fanno trovare una stanzina dentro in sicurezza, tutto sommato, che tu puoi sfasciare, poi quando esci loro la ricostruiscono e fine. Allora, questo è molto interessante, perché se vuoi, in questo nostro mondo poverino, politicamente così corretto, l'idea a volte di prendersela anche con gli oggetti può essere mal vista, per quanto andrebbero fatte le opportune distinzioni tra un oggetto e una persona. Mi fai ricordare degli studi ormai vecchiotti, direi degli anni 90, sempre negli Stati Uniti, dove gli adolescenti
potenti autori di reato, per esempio, per essere in qualche modo reintrodotti nella società, venivano messi in un programma dove venivano recuperate le auto dagli sfasciacarrozze, quindi ormai destinate a essere accartocciate, e venivano mandate mandati con le clave, armati fino ai denti, a distruggere le auto distrutte, e i risultati erano molto positivi. Perché in qualche modo noi abbiamo bisogno di metterla fuori quella cosa lì, poi canalizzandola, poi educandola, poi civilizzandola, ma non troppo. Non troppo. Perché la rabbia repressa è una rabbia pericolosissima. Sara! Sì. Ti verrebbe voglia di sfasciare? Tu dove sei? In salotto? Dove sei? In ufficio? No, in tangenziale. Allora non puoi sfasciare niente. No, l'intangenziale non si può sfasciare niente. Allora, Sara, una macchina però. Sì, ma poi coinvolge anche gli altri. No, sono cose che vanno fatte in sicurezza. Sara, figlia di 16 anni con due fratellastri più piccoli. Sì. E dici un po'? Ma niente, lei adesso 16 anni, seconda liceo. Sì. Ha cambiato scuola, ha cambiato città, fa la pendolare. E ha perso le vecchie amicizie. Scusa, Sara, nel senso che è successo quando hai iniziato le superiori? Sì. Ok. Quest'anno di più, il secondo anno di più. C'è la classe un po' così, non trova amici. Adesso ho trovato degli amici tutti molto più grandi. Due anni, però a 16 anni credo che 18 anni sono più grandi, ecco. Che escono, fanno serate così, e lei spesso si ritrova che deve tornare a casa triste, piange, ha anche attacchi di rabbia. E io sono una mamma amica e credo che questa è un'arma a doppio taglio, nel senso che mi racconta tutto, abbraccioni, tutte quelle cose lì, ma non so come aiutarla. Per fare cosa? Cioè, la vedo triste. Ok, la vedo, e visto che vi parlate, hai capito perché? Nel senso che fino adesso dal quadro che mi fai, non so se è questa roba qua, cioè sì, ha cambiato il suo perimetro, però ne ha ritrovato un altro, non è isolata, ha comunque una rete di più o meno pari, tra i 16 e i 18 passano delle differenze, ma infinitesimalmente meno di quanti non ne passano tra i 14 e i 16. No, sono chiaramente diversi i sedicenni e i diciottenni, ma non sono paragonabili tra altri bienni d'età, per cui probabilmente sono già abbastanza simili. È vero che chiaramente lei è limitata, perché rispetto a un maggiorenne forse non può stare fuori con l'auto e rispondere solo a se stessa, come giusto che sia, però da quello che mi racconti, elementi per una tristezza profonda che ti preoccupa, io fin qui non ne vedo. Tu? Ma io trovo, cioè, spesso a casa è sdraiato, non si riesce neanche a alzare dal divano, e dice che piange per tre ore, guarda nell'aria per tre ore, che è arrabbiata, che è triste, e io vorrei aiutarla, non so come. Ok, avete valutato una consultazione con un terapeuta dell'adolescenza? Settimana prossima. Ok, allora senti, inizierei così, perché che tua figlia non sappia perché si sente in questo modo, le credo. È assolutamente possibile, anche un'età nella quale il non lo so è la risposta più onesta che tu possa dare, perché non lo sai davvero. Dopodiché devo dirti che mi piace moltissimo che tua figlia però il non lo so lo riempia con qualcuno che non sia tu, perché in effetti questa faccenda della mamma amica è un po' borderline. Esatto. Se può andare a consegnare questa cosa, avrà un terapeuta uomo o donna? Donna. Molto donna. Bene, molto bene. Allora, che tu detesterai, come giusto che sia, e alla quale spero che invece tua figlia si attacchi in un modo buono, per staccarsi un po' da te e per capire, facendo un viaggio dentro, come mai è così a disagio. Possono essere degli elementi legati all'avere 16 anni, può essere qualcosa che scoprirà, può essere qualcosa che sa già ma non può dire a te. Vediamo, esatto. Stiamo alla finestra. Io questa cosa, per quello ho cercato un terapista. Sei stata brava, e che tua figlia abbia accettato significa che è davvero la strada giusta. Ma e magari lo non anche lei, allora. E quindi avete un po' procrastinato? È difficile trovare ad oggi. Hai molta ragione. Mi dai in che zona state? Milano. Ah no, figurati. Mi dai l'occasione per dire che dalla pandemia in poi chiunque ormai ha un terapeuta, per un breve, un medio o un lungo periodo. È vero che trovare un professionista è difficile, anche perché si sono riempiti tutti gli studi. Le liste d'attesa sono molto lunghe. Molto vero, sono contenta che abbiate trovato il vostro spazio per settimana prossima. Grazie. Ciao Sara, un abbraccio. Ciao. Ciao.
quindi è quello il business dove uno si dovrebbe buttare? Sì, terapista. Un po' di più gli psichiatri. Il futuro degli psichiatri, e non è un buon segno, Ale. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Facendo un bellissimo discorso che tendeva al grigiastro per il futuro, al pessimismo per il futuro. Non abbiamo, mi sa, tanto tempo adesso, però magari potremmo riprenderlo la settimana prossima. Se ti va, con piacere. Da qua, sì. Forse questa è un po' più risolvibile. Una mia curiosità, un messaggio che ho letto che si riaggancia al discorso di Walter che sta smettendo di fumare, alle dipendenze, eccetera. Un ascoltatore dice: è un po' come la dipendenza da social network o dalla pornografia. Non so se sono la stessa cosa già tra di loro. Rimarrei su quella dei social network. Se ne parla meno perché fa meno paura. Non so neanche se ne parli così meno, insomma adesso si sta un po' iniziando a parlarne. Dice l'ascoltatore: se da domani, fantasia, esce una legge che dice basta, i social sono vietati, il telefonino si può usare solo per telefonare, si torna indietro, quanti ce la farebbero e con quante difficoltà? Impazziamo? Sì. Ah, io questo volevo chiederti. Impazziamo? No, dimmi. No, io invece pensavo che secondo me stiamo sul telefono e viviamo una vita sul telefono perché è più facile di vivere veramente. Vivere veramente è più difficile che stare su un telefono e ci illudiamo che sia. Ma nel momento in cui ci privassero di quella scappatoia, sono anche convinto che vivere veramente sia indiscutibilmente più bello e più appagante che vivere sui social. Quindi faremo un po' di fatica all'inizio, ma in brevissimo tempo riapprezzeremmo di nuovo la vita vera a scapito di questo. Allora, mi piace questo tuo ottimismo, ma sento, poi magari sarebbe interessante vedere come la pensano anche altri colleghi. Io sarei purtroppo invece di segno opposto e sento di dover stemperare la tua positività. Io credo che pochissimi farebbero quello che immagini tu, i più credo che si scompenserebbero per due ordini di ragioni. La prima, mal sopportiamo perché ormai non vanno
sono più di moda, i confini, i limiti e le regole. Mm-hmm. Siamo dell'idea che nessuno possa dirci come vivere. Secondo, collegato al secondo aspetto, posto che più nessuno di noi vive, quindi di fatto ci sentiamo in qualche modo limitati in quello che noi per primi smettiamo di fare, però ci arroghiamo il diritto, giustamente, sulla nostra vita di non vivere se lo decidiamo noi. Se lo dice qualcun altro, benché per la nostra salute, pensa cosa successe per le cinture di sicurezza all'epoca, non venne salutato bene il fatto che fosse obbligatorio tenerle. La prenderemmo molto male, anche perché tu hai perfettamente individuato che cosa si celi, o comunque uno dei motivi principali per i quali viviamo sul telefonino. Cioè, di fatto, chiaramente noi simuliamo una vita virtuale dove non serve farci vedere, dove mostriamo solo quello che ci fa comodo, dove non ci dobbiamo spostare dal divano, dove non dobbiamo fare sul serio, dove non ci ingaggiamo di una relazione propriamente detta. E quindi lo facciamo perché abbiamo capito che ci fa molto più comodo così. Se ci venisse tolto, io escludo che saremmo capaci di tornare là fuori. È il discorso che stiamo facendo nelle ultime settimane, no? L'incontro con l'altro. Provo a chiudere il cerchio e unire tutti i puntini. Sì, ci metterei dentro anche la pornografia, perché esiste la dipendenza da pornografia. Uno degli elementi per i quali non si fa più sesso è anche la fruibilità di una pornografia che, essendo oggi sui tablet, è molto più incontrabile che non all'edicola VM18. E di fatto tutta una serie di cose noi le possiamo fare senza farle davvero. Abbiamo smesso di metterci in gioco, quindi se ci togliessero i telefoni, secondo me succederebbe una cosa che qualcuno può scrivere in un film, potrebbe uscire un'opera particolarmente riuscita, ma di devastazione. Io che ho una botta di ottimismo. No, quello che dobbiamo fare, Ale, è molto urgente e sono molto preoccupata, è toglierlo ai nostri figli, e su questo invece ho molti pochi dubbi. Ci vogliono delle regole che vietino ai genitori di mettere in mano i cellulari e i social invece ai minori. Ma volesse Dio. Mettiamo l'ultimo pezzo e poi vi salutiamo. Stefi, ti saluto già adesso e ci vediamo mercoledì prossimo. Io vengo, Sì, sì, certo, da mezzogiorno a luna noi siamo qua. Ci trovi. Chiudiamo con Rose Villain. Non riesco più ad essere lucida. Il cuore parla e dice stupida. E ti rincorro per la strada, anche se è vuota e buia. Se non mi importa di te, non mi importa di me. Piove sopra una lacrima, perché ho bisogno di te. Giuro stavolta è l'ultima. Ti ho fatto entrare. Senza di te non ho niente da perdere. E non ho mai avuto paura di un buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ricordo ancora il suono click, boom, boom, boom. Senti il mio cuore fa così. Sopra la mia, vroom, vroom, vroom. Prendi la mira, baby, click. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Sai che dentro un mare nero che si illumina, sei capace a trasformare il male in musica. E ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada, perché sei la mia condanna e la cura. Senza di te non ho niente da perdere. E non ho mai avuto paura di un buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ricordo ancora il suono click, boom, boom, boom. Senti il mio cuore fa così. Allora, entrata la fosca allarmata, noi ce l'eravamo persi, parte degli ascoltatori ha preso male la cosa che ha detto la Stefi prima, giusto? Quando, parlando con la madre della figlia, ha detto andiamo da un terapista, uomo, donna, donna, meno male. Sì.
pensando che stiamo venisse che i terapeuti uomini non devono più lavorare? No. Figa, a parte che avete rotto i coglioni. Però vabbè, no, non intendeva dire quello. Lei intendeva che, visto il rapporto. Sì, anche secondo me un po' voleva dire quello. No, lei voleva dire, visto il rapporto che la figlia ha con la madre, sì, con una, in questo caso specifico, con una donna, forse avrebbe più facilità a confrontarsi, a lavorare su certe quella tematiche. Roba lì. Secondo me voleva dire che le donne sono meglio degli uomini. Secondo me anche voleva dire quella roba. Avete fatto, io sono d'accordo con gli ascoltatori. Ma lo pensa anche lei. Ah, valeva anche solo anche per lei. No, secondo me era un discorso più generale. Va bene, abbiamo finito. Grazie mille a tutti. Madonna, siamo in ritardo. Ciao Dino, grazie mille. Ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao.